Il lunedì sono già un fuoco che aspetto il venerdì. Spero Oda spiegherà qualcosa in più sui One Piece. 24 ore spoiler già usciti il martedì. Cerco live che teorizzano e non mi importa di sognare rivelazioni, spiegazioni. Finalmente quasi 30 anni di speranze e ancora non so niente. Mercoledì è il terzo della settimana e mentre aspetto mi rileggo qualche saga. Male che vada, ho qualche soldo che è rimasto dalla paga. E quasi prendo un pacchetto, visto dentro la vetrina un volume del fumetto, una figure piccolina. E quando rimane solo il giovedì, io penso solo a One Piece. Evviva One Piece! Leggo e sto lì, questo capitolo che cosa ci dirà? Viva One Piece! Ed è così, un altro cliffhanger ci lascerà. E si spera ancora, prima come ora, che la pausa non ci sarà. Solo una settimana, attesa che mi sbrana, ma intanto vivo One Piece, viva One Piece! Ciao ragazzi! Buonasera a tutti! Ci siamo, terzo appuntamento con Viva One Piece. Come sempre, prima di tutto bisogna capire un attimo se ci sentono o meno. Facciamo le prove perché ci abbiamo sempre un pochino di paura. Anche Diteci. Ale? Anche Ale, ora facciamo fare la prova anche Ale. Ale, fatti vedere. Aspetta. Eccomi qua ragazzi, mi sentite bene oggi? Mi sentite bene? Proviamo un po'. Si sente tutto? Si sente bene? Grazie Niki, si sente tutto, sì. Vediamo? Sentite anche Ale? Fantastico, sento anche io. Mi sento anche io. Ogni volta c'è un passo in avanti, Fantastico. Guarda quanto è potente Alessandro. Alessandro è potentissimo, i giochi di ruolo, in società. Guardate stasera la maglia ragazzi, anche l'ho messa appositamente, Dobbiamo fare anche lui la maglia Viva One Piece. Viva One Piece Regia Edition, una cosa che si è capito? Cioè, col nome Alessandro. No, dobbiamo fare la sedia. La sedia del re, tipo il trono, no? Il trono di Imsama, magari. La sedia di Tarantino. Magari questa sul trono di Imsama, questa sul trono vuoto. Magari ha detto. Perché io ero a casa e lui sul trono di Imsama. Tesso le fila. Non ho preparato niente. Tu non hai preparato niente? Perché ci sono così tante cose da dire. Ma non perché non ho voluto, Cioè, non perché non ho potuto, Però proprio non ho voluto preparare niente. Tutto a braccio. Sì, perché il capitolo era troppo bello. Io devo rivelarti una cosa. Ci sono le rubriche. Quello sì, vabbè. Sì, ma c'è una sorpresa per te. Ho messo una cosa che non ti ho detto. Però te la mettiamo alla fine. E l'ho preparata mentre tu eri distratto, caricato, così. Queste sono le vendette dei giochi. No, è una cosa carina. Una cosa carina. Okay. Però c'è una sorpresa che vedrete. Tra l'altro, ragazzi, io vedo i complimenti alla maglia, grazie. Troppo buoni. Bella maglia, la maglia. Vedete, l'abito fa il monaco. Ti spoilerò una cosa. Vai. Stasera il mio cocktail sarà lo spritz, in onore di me. Ok, eppure io voglio lo spritz. Allora, due spritz. Due spritz, tanto c'è... Lui c'è che gli va, il grande Johnny. Lui ce li va a chiedere, lui presenza ufficiale. Ma no adesso, Sì, tra un po'. No, già sbarelliamo. Tra l'altro ragazzi, qua la vogliono anche loro la maglia. BU890 la vogliamo anche noi, cioè qua bisogna fare un franchising di Viva One Piece. La maglia con calma ragazzi, prima vi facciamo venire voglia e poi improvvisamente le buttiamo fuori. Una volta ordinate 300 maglie. Le diamo. Allora, Mesut prima, lo leggo da qua, perché stasera, come dicevi tu, la chat si legge bene. Mesut chiedeva, parleremo dell'episodio? No. Non parliamo dell'episodio. No. Non ne parliamo, ragazzi. Ce lo vediamo domani mattina alle 11 in quel live. Però non ne parliamo. Stasera abbiamo un capitolo della Madonna di cui parlare. Perché Oda è calato. Che Oda è calato, non disegna bene. Disegna bene. Voglio dirti una cosa, tipo, subito, prima di parlare del capitolo... Io vorrei già mettere l'MVP. Subito? Sì, mettiamo l'MVP, facciamo vedere l'MVP. Mamma mia. Allora, l'MVP io di questa...
l'MVP di questo capitolo, ragazzi, deve essere assolutamente, è assolutamente Volo, questo personaggino, chiamiamolo così, qui. Allora, fantastico. Io ti giuro, allora, non pensavo di vedere questa tavola, ma okay, aspettavo un pochino di vedere Loki. Ok. Ma non mi aspettavo sta cosa, perché io, essendo appassionato di metal, quando ho visto la tavola questa ho detto, mamma mia, un metallaro vichingo, se assomiglia a uno di quelli che suona con gli Amon Amarth, che tra l'altro sono gli autori della canzone che ti ho mandato, scritta su Loki. Ok, sulla storia di Loki. Ah, ok, quella che mi hai mandato, sì, molto figa. Gli manca la chitarra elettrica, sto gli manca... è bellissimo. Non sai cosa ha alle spalle. Non lo voglio sapere. Comunque, ragazzi, magnifico, magnifico. Veramente magnifico. Tavola assurda. Cioè, è una di quelle poche volte che Oda non ti butta la silhouette. Cioè, te lo fa vedere. Cioè, ed è una presentazione, secondo me, una delle presentazioni migliori di One Piece. Cioè, al pari forse di Kaido. Anche quella più di Enel fu bella. Per me più. Questa più? Più? Questa più. Questa... Sai perché? Vai. Adesso ti chiedo una cosa. Sensazioni. Non ti voglio chiedere bella o brutta, ti voglio chiedere quando è arrivata questa pagina, no? Ok. Che cosa ti ha smosso dentro? Anche a voi, in chat. Allora, sicuramente senso di imponenza. Cioè, vedi qualcosa proprio di enorme e dà un senso di forza. Ok. Ti scombussola un pochino, ma dici, Madonna, che personaggione, Madonna quanto è bello. Madonna, chissà adesso cosa farà. Cioè, ti incuriosisci anche, perché tu sei... interessato, colpito dal personaggio, quindi vuoi vedere poi quelle che sono le sue azioni in futuro. Però c'è anche un'altra cosa, c'è stata anche una presentazione, no, del personaggio. Sì. Quindi ha ucciso suo padre, ha mangiato un frutto del diavolo leggendario, se qualcuno dovesse liberarlo sarebbe la fine del mondo. Cioè, diventa ancora più grossa la cosa, quindi c'è sempre più attesa ora. Io sono sincero, allora, quando scorrevo che poi è uscita la tavola, lì per lì ho detto, vabbè, personaggio clamoroso, ovviamente, tavola bellissima. Però poi quando ho visto questa prospettiva da Luffy verso l'alto, no? Sì, così. Io mi sono sentito lì per lì soffocato, quindi okay, avevo un po' il terrore. Cioè proprio un personaggio che mi metteva ansia, okay, come hai detto tu, imponente, no? Poi ho detto, ma cioè Luffy è veramente... un capitano, un personaggio è matto, tutto quello che vuoi, però lui sta lì sereno, sì, davanti a quello, sta cosa gigantesca, sì, e io penso avrei fatto una buca profonda 6 metri e mi sarei sotterrato, sì, e invece lui sta lì sereno, contento che sta vedendo sto Loki, non sa neanche quanto è potente, anche se più o meno lo sa inconsciamente, perché ha detto, no, ho sentito una presenza potente, sì, non sa quanto è potente alla fine, cioè lo sa, e io ho detto, non so se è più figo Luffy o Loki. No, è una bella... Cioè, ci siamo concentrati effettivamente tutti su Loki, però Luffy che va lì e con quella calma davanti praticamente a chiunque esclama diventerò il re dei pirati, e l'altro re. Cioè, non ha paura di niente e di nessuno, è sempre bellissimo. Bellissimo. Io ti giuro, ci ho avuto un attimo, non ti dico tremavo, però ho detto, ma è... Questo alto 1,70 m, l'altro sarà quanto? 23 metri? Quanto sì, sarà? Sì, sì, sì. È assurdo che poi dovrebbe essere incatenato lì da circa 6 anni, no? Più o meno da quando ha chiesto. Bisogna capire, non si sa ora di preciso, però sì, no? Bisogna capire un attimo quando ha ucciso suo padre. Cioè, da massimo, questa credo, è stata 6 la anni. Mia sensazione, quindi okay, lì per lì è stata questa. E cioè, infatti, ragazzi, scusate vai. Se vi interrompo, ma qua si chiedono come lo libera secondo voi? questa è una bella domanda. Vanno già avanti. Allora, perché secondo te abbiamo scoperto scena Usopp. Scena, le catene sono le cose più potenti di One Piece. Sicuramente, okay, insieme alla pistola che uccide. Allora, nella scena Usopp abbiamo scelto questa vignetta che è il gigante che racconta di Loki ed è la vignetta prima dell'apparizione, esatto, del principe maledetto. Ci dice, se qualcuno dovesse mai liberare Loki, il principe maledetto, per il mondo sarebbe la fine. Allora,
questa è praticamente la vignetta prima di girare la pagina. E solitamente nei fumetti quella vignetta è molto importante perché ti deve creare l'hype poi per la vignetta successiva. Ma noi lettori... Quando giri la pagina. Sì. E quando poi tu effettivamente ti trovi questa vignettina e giri, anche se non giriamo, scorriamo. E scorri, ti appare Loki gigante e c'è lì Rufy. E conoscendo il carattere di Rufy, è lecito aspettarsi che nel giro di uno o due capitoli Rufy liberi. Ma sì. Questo Loki. E ora ti faccio questa domanda perché ne abbiamo già parlato e abbiamo un'idea diversa. Cioè, io l'ho definito come un personaggio cattivo, secondo me il cattivo di Saga. Mentre tu la pensi in modo diverso. Allora, non è che la penso in modo diverso, perché forse è una delle poche volte in cui sono veramente in difficoltà. Indeciso. Sono indeciso perché... Ok, è apparso così, no? Però mi ha ricordato parallelamente un pochino anche la scena di Rufy quando incontra Zoro, che è legato, no? Ce l'avevano presentato come un personaggio forte, un cacciatore di taglie che vuole uccidere, catturare i pirati, no? Ci ho rivisto un pochino questa situazione e adesso non so stabilire se lui è un villain oppure no, anche perché nel mondo dei One Piece è un po' una cosa strana stabilire se uno è villain o è buono, ok? Sì. Secondo te è un villain perché ce l'hanno presentato così, perché anche la lingua la Doflamingo? Allora, ti dico, secondo me quella che è la... Dopo Ale, leggici il commento, quello di... questo dorato? Corto... Vai, leggicelo adesso. Allora, adesso. Cattivo fino a che non scopriremo la sua backstory. Bravissimo. E poi scatenerà la guerra finale, la fine del mondo come lo conosciamo. Ok, ecco. Allora... Sono d'accordo. Allora, ti dico cosa penso, ritornando anche al paragone con Zoro. Secondo me, quando noi sentiamo parlare per la prima volta di Zoro, c'è Rufy che un pochino ti fa pensare che possa essere buono, perché Rufy fa, vabbè, non lo conosco, non lo posso giudicare, vediamo, forse è una brava persona, no? Quindi fa venire il dubbio un po' che magari poi quando lo incontrano effettivamente non è così male. E in questo caso, invece, non c'è questo... Non ci sono queste frasi buttate lì di Rufy. E io credo molto nel design. Cioè, a me il design pare proprio quello di un personaggio cattivo. Di un personaggio destinato a essere un nemico. Poi, concludo. Poi, può anche essere che una volta scoperto il flashback, entriamo in sintonia col personaggio e iniziamo a capire le motivazioni che lo hanno spinto ad agire. Cioè dici, sai, forse non è cattivo così tanto, forse ha dei motivi, forse la sua visione del mondo può essere condivisibile. Ok. Secondo me quella cosa ci può stare. Però credo che sia l'avversario di Rufy in questa saga. Allora, anche questo non lo so. È un'analisi comunque correttissima perché... Cioè, è stato solo presentato il personaggio a livello estetico, un pochino ce l'hanno spiegato. Però magari proprio con i problemi che ha avuto col padre, non sa innanzitutto quello che ha fatto il padre, quello che è successo, ci potrebbero essere anche tanti buoni motivi per cui lui ha agito in un certo modo, no? Sì. Che magari, che ne so, era un pazzo scatenato che ammazzava gli innocenti, Loki l'ha ucciso. Sì. Cioè... Ci sono sempre diversi punti di vista, diverse prospettive. Quindi, poi magari arrivi ad empatizzare anche con lo stesso personaggio, perché dici, l'avrei fatto anch'io. Sì. Quindi non lo so, perché sono molto combattuto. Però ti dico, secondo me questa cosa non implica che sia l'avversario di Saga. Ok. Cioè, no. che non sia, scusa, non ricordo manco come ho detto, se sia o non sia. Comunque, non implica che non sia l'avversario. Cioè, tu puoi condividere il suo modo di pensare. Però io credo che sia il nemico di Rufy. Cioè, pure se magari non è cattivo nell'animo, è un personaggio con una parte buona, una parte negativa, no? Però secondo me affronterà Rufy questa saga, anche perché se lui non dovesse essere l'avversario, vuol dire che a Elbaf c'è un altro personaggio che può competere con Rufy? Forse è proprio quello che stavo... capito? Che ho elaborato io, perché potrebbe anche esserci una backstory, una storia parallela, in cui nel Warland questi hanno... fatto una guerra, si sono combattuti, hanno incatenato Loki perché così doveva andare,
e lui magari, non ti dico che è la vittima, perché non è una vittima, probabilmente è un personaggio anche bello, bello forte a livello caratteriale, però che ne sai che magari non esiste un altro personaggio che è in contrasto con lui, è il vero villain, cioè, allora, ipotesi... Ok, ti dico che penso, però secondo te, cioè... Oda avrebbe poi creato questa sorta di contrapposizione tra i due, tra Luffy, perché comunque lui si identifica come Dio del Sole. E quando lo scoprirà, loro entreranno in empatia. Tu dici? Io, ripeto, secondo me, allora, ci sono delle possibilità che magari in futuro possa essere una sorta di alleato o in qualche modo possa entrare in sintonia con Luffy, perché Luffy comunque riesce sempre a portare dalle sue dalla sua parte gli altri personaggi. Però credo che si affronteranno in questa saga. Sì, poi... Ovviamente se Oda si è veramente ispirato alla Marvel, all'occhi della Marvel, come potrebbe sembrare, certo non è un personaggio né positivo né negativo, no? È un personaggio molto ibrido da quel punto di vista. È uno che inganna, fa un sacco di giochi strani per arrivare al suo obiettivo. Potrebbe essere la stessa cosa anche qui, ma non ti nego che a me piace tantissimo il Loki della Marvel. Okay. Come personaggio, pur non essendo né buono né cattivo, perché alla fine agisce secondo il suo credo. Sì, agisce sì, secondo sì, i suoi obiettivi. No, ma io penso che alla fine questo Loki si rivelerà essere un personaggio del genere. Ok. Cioè che ha un suo credo, ha un suo obiettivo, ha delle sue motivazioni. È un personaggio, io sono molto fiducioso, credo che sia un personaggio completo. E quindi quella cecchinata lì, quel momento Usopp, m'ha aperto il cuore, perché... Mi ero divertito nei capitoli precedenti, adesso ti faccio una domanda. Vai, vai. Inerente ai capitoli precedenti. E il fatto che dica subito, se mai qualcuno dovesse liberarlo... No, bellissimo. No, sembra proprio... Tu già ti sei immaginato, sì, sì, no? Hai detto, se qualcuno dovesse liberarlo sarebbe la fine del mondo. Pa, Luffy, pagina dopo. Cioè, ma sarebbe stato divertente vedere già Luffy con le catene in mano. Mamma mia. Lo sganciavo. Di chi sei? Ti sgancio, perché sei qui? Perché l'avevamo visto anche nel capitolo precedente. Non puoi andare laggiù perché è pericoloso, ci sono le guardie. Via, pronti, partito. Madonna. Quindi è così. La mia domanda è... Vai. Adesso sembra che Oda abbia messo un po' un congelatore Rod, no? Sì. È stato solo menzionato in questo capitolo. Sì. Forse, non lo sappiamo. La mia domanda è anche una provocazione. Ma se mai dovesse averlo messo in congelatore, quindi Rod è proprio passato in secondo piano, non credo che sarà così. Ok. I capitoli precedenti sono filler? Allora, non sono filler, ovviamente, però perderebbero un pochino, secondo me. Cioè, sì. Sono, comunque restano dei capitoli divertenti, però se Rod non dovesse avere importanza, andrebbero a perdere un po'. Io proprio in occasione, proprio per questa due domande, andrei con alcuni dei due focus, sì, insieme. Allora, dovrebbero... Allora, vediamo un attimo. 2 e 3, secondo me, sono. Vediamo. Ah, le leggi nel allora, frattempo. Allora, questo è il 2. Se c'è qualcosa di interessante. Anche commenti. Assolutamente sì, ragazzi, ma eravate talmente interessanti che non mi sentivo di interferire, capite? Sei sempre più interessante di noi, tu. Cioè. No. Sì, tu vai. Prendi vai. Il timone, Jim. Vai. C'era un commento che avevo letto prima, che Luffy, scusate, non percepisce Loki come cattivo quando si para innanzi a lui. Voi che ne pensate? Percepisce? Non lo percepisce. È la sensazione che avevo avuto io, no? Che lui sta lì, oddio, secondo me ancora non sappiamo come lo ha. Quell'atteggiamento lui ce l'ha con tutti. Hai capito? Secondo me ancora non sappiamo effettivamente cosa pensi Luffy. Poi non sappiamo nemmeno, cioè, io, secondo me, lo dicevo anche prima e voglio sottolineare la cosa, bisogna fare una differenza tra cattivo e nemico di saga. È vero. Cioè, perché pure un personaggio buono o comunque non così cattivo può essere un nemico di saga. Sono d'accordo, perché alla fine anche Katakuri. Capito? No? Katakuri non è un personaggio malvagio, no. Però è stato un nemico di saga. Però anche lui è imponente in quel modo, lo vedi fortissimo, che combatte anticipando sempre l'avversario della ciurma rivale di saga. E poi arrivi alla fine che comunque... Lo apprezzi. Quando capisci il personaggio ti lo piace. Lo apprezzi, no? Sì, ti piace, voglia. Lo apprezzi tantissimo, quindi sono pienamente d'accordo. Allora, dovrebbero essere Focus 2. Allora, eccolo qui. Perché mi dicevi Rod. Sì. Qui noi ci sono stati ripresentati, però la prima volta, diciamo, all'interno di un capitolo al di fuori delle mini avventure, Gerd,
e Goldberg e Piper, che sottolineerei il gufo bellissimo. Bellissimo. Che sono membri della ciurma di Irudin. Sì. E che comunque esprimono dei dubbi, soprattutto Gerd, su Rod. Sì, è quello che dicevamo l'altra volta. Quindi Rod è un escluso alla fine. Cioè, e sai perché secondo me Rod ritornerà e questi personaggi saranno in un certo senso importanti? Per quello che viene detto nel Focus 3. Posso... Vai. Posso fare vai, un po' leggiamo piccolo appunto su questa cosa, perché quella vignetta lì a me mi ha toccato particolarmente. Quella di Gerd? Sì, perché parlando di Rod proprio quando lui non c'è, quindi loro parlano male del loro compagno di ciurma, no? Ok. È il tipico nerd anche dei tempi attuali. Io anche quando ero ragazzino che magari leggevo io i manga da solo. Ok, ok. Ero, ti dico, esclusivo. Quindi è stato un po', viene un pochino però visto male. Però ho rivisto un po' questa un po' cosa, bullizzato. Sì, che comunque anche oggi, ma anche nel passato, il nerd è sempre quello, no? Che si isola, lo sfigato di turno. E ci ho rivisto un pochino la storia di tutti noi, non so se è capitato un po' anche a te. Sì, no, sì, ho capito, un po' escluso, sì. Un pochino mi è dispiaciuto perché secondo me questa dovrebbe fare riflettere le persone sul non escludere sempre a prescindere gli altri per i loro comportamenti anche no, un po' strani. Ti dico, allora, è possibile che, cioè, questa visione ci sta... ed è lecita, cioè nel senso la condivido anche, però potrebbe forse aprire anche ad altri spunti di riflessione questa cosa, cioè non è che davvero esiste o esistono dei giganti che hanno una visione diversa e che magari possono seguire una visione, quella di Loki forse, che, cioè, e magari Rod fa parte di questo, è un personaggio importante perché chissà, magari è un seguace di Loki. Cioè Loki viene visto come la vergogna. Ok. E Gerd qui dice, Rod è ancora più una vergogna. Però dice, è strano, no? Dice, perché è strano. Sì, perché è strano. Cioè, però non è che magari si apre, vediamo questo elemento all'interno della saga. Non sapendo poco, perché hanno comunque spiegato poco, parlavano solo di lui, no? Io sono andato un po' più a sensazioni, come ti dicevo prima. Questa tavola mi ha dato queste sensazioni qui. Ho detto, vedi, magari... è semplicemente uno, no? È il navigatore, è un piccolo nerd intelligente che adesso sta lì, c'ha il suo villaggio di fantasia, la sua storia e loro lo escludono un pochino, po'. Però c'è sta anche la tua, cioè per ora non lo sappiamo, anche qui abbiamo molta sensazione, no? Sì, questa è la mia. E questa potrebbe essere lo stesso. Ti dicevo che comunque secondo me questi personaggi saranno importanti per quello che è il Focus 3. Sì. Che praticamente scopriamo che Irudin è un figlio del re, lo chiamano, sì. Quindi probabilmente figlio del re Harald, sì. È fratello di Loki. Quindi Irudin è una specie di Thor, cioè Irudin avrà la sua importanza all'interno della saga allora, personaggio centrale. Io spero di sì, sì. Perché c'è stato solo sempre presentato, abbiamo visto un po'... sommariamente, anche in secondo piano, quindi potrebbe essere uno dei giganti che entra in gioco, prende la sua importanza e chi te lo dice che magari lui non sia il controvillain. Ah, no, quello no, non sarà così, però per Loki probabilmente sì. Ah sì, può darsi sia l'avversario di Loki, cioè che ci sia un rapporto non amichevole tra i due fratelli. Per Rufy no, perché, cioè per Rufy no, lui fa parte della flotta. Della flotta ormai. Però a Rufy gli frega niente. Sì, come sappiamo. Bene, a lui gli interessa la flotta proprio zero. Sì, sì. Quindi lui va in base alle persone che gli piace. Sì. No, però comunque, allora io mi aspettavo un Irudin centrale all'interno della saga. Però addirittura, cioè il figlio del re, quindi un po' colui che si oppone principalmente al fratello, no? Perché ha un legame. Sì. Cioè, lo vedremo protagonista al 100% e credo che anche la sua ciurma a questo punto. E questo andrebbe poi a giustificare anche il fatto che Oda ha iniziato la saga con un membro della ciurma di Irudin. Ah, certo. È come se ci dicesse questi personaggi saranno centrali, sono i primi che appaiono. Tra l'altro Loki in teoria potrebbe essere l'unico dei giganti che non sa tutta l'evoluzione di Nika. Gli ultimi eventi con Rufy perché è stato legato, quindi non sa nulla. È bendato, è legato. È anche bendato. Se qualcuno non gliel'ha raccontato. Questa cosa della benda. Cioè,
Secondo te, allora, qualcuno ha detto potrebbe dipendere da un frutto del diavolo, magari il suo frutto del diavolo l'hanno bendato perché il potere avviene attraverso gli occhi. Cioè, quindi tu che ne, cioè, secondo te è una possibilità? Io ti dico come la penso. Cioè, secondo me no. È una scusa per Oda per non mostrarcelo al 100%, ci sta ancora nascondendo qualcosa. Precisamente così. Perché poi mancano elementi importanti, gli occhi, cioè, fanno tanto il personaggio. Gli occhi fanno tanto, ma secondo me semplicemente magari è una persona molto che convince le altre persone, no? Ok. Gli occhi facendo tanto. Carismatica, punto, sì, può ingannare. Molto ascendente, eccetera, quindi dici lo bendo così uno non lo guarda. E quindi non lo libera. E questa potrebbe essere una chiave di lettura. Un'altra chiave di lettura, secondo me, è su che tipo di frutto ha mangiato, perché attualmente probabilmente i frutti più forti, se lui ha mangiato un frutto leggendario, no, che era destinato ai giganti, secondo me potrebbe essere uno Zoan. Ok. Quindi, tu ti aspettavi un personaggio così forte a Elbaf? Io ci speravo. Cioè, perché, guarda, io prima scorrendo mi è sembrato di vedere un commento. Vai, Ale. Qualcuno, questo dico io, qualcuno credo abbia scritto, ma secondo voi a livello di un imperatore? Oddio, potrebbe, ma non, cioè no. Però se non è a livello di un imperatore, cioè vuol dire che non è a livello di Rufy. Secondo me non è a livello di Rufy, ma potrebbe essere, allora... Attualmente, come dicevamo l'altra volta, i livelli sono una cosa un po' astratta, no? Qui, sì, perché sì, sono dati un po' da quello che noi vediamo sulle taglie, quindi dal giornale. Adesso sappiamo, per esempio, Dario Broghi sono rientrati in corsa e hanno la taglia ultra aumentata. Adesso Loki potrebbe essere anche più potente, però in questo momento ti direi no, perché a livello effettivo non lo sappiamo quanto è potente. Okay. Però ragazzi, notate questo commento, sì, di adrenocorticotropo, non so se ho letto bene. Fenrir nella mitologia norrena è stato incatenato da catene indistruttibili e si è liberato quando ha iniziato il Ragnarok. Fenrir è il lupo, sì sì. E infatti io, cioè, ero proprio tentato su questa... Sì, potrebbe essere quello il potere effettivamente. Ci sta, cioè ritornerebbe. Un lupo o un branco di lupi. Cioè. Un lupo e un branco, anche perché in questo capitolo appaiono anche i lupi, potrebbe, esatto, essere un suggerimento. Potrebbe, però io, se dovessi dire un frutto, ti direi uno Zoan, uno Zoan mitologico. Sì, ci sta, anche perché ultimamente si sta dando tanta importanza a questi Zoan. Sì, perché sono attualmente, credo, i più influenti. Ma chissà comunque, io mi chiedo quale sia stato il ruolo dei giganti 800 anni fa, cioè... Cosa? Perché comunque sono un popolo che hanno una forte tradizione, no? Una religione praticamente. Sì. Quindi chissà in cosa credono, cosa vogliono, qual è il loro scopo. E quel cappello gigante di E come poi si va a inserire questo scopo all'interno del mondo di One Piece, la storia. Per me il cappello non è gigante comunque. Non è di un gigante? No. Ti dico perché è piccolo il cappello. Cioè, se tu ci pensi, secondo me, no, secondo me il cappello è della grandezza di un personaggio alla Kaido, non di un gigante, capito? Ok. Perché non è, se fosse stato un gigante, secondo me sarebbe stato ancora più grande. Quindi il Joy Boy di 800 anni fa non era un gigante. Ah no, ma lo sappiamo. Sì. Però perché quel cappello ce l'ha mostrato così imponente? Non lo so. Non lo so, non te lo so dire. Cioè, ora veramente andiamo su altre cose, non lo so. Cioè, non ti so rispondere. Beh, noi Joy Boy l'abbiamo visto e sembra avere più o meno il fisico di Rufy. Ok, noi l'abbiamo visto su quella vignetta col robottone, no? Quindi a livello di prospettive sembra comunque un personaggio, diciamo, una statura normale. E adesso mi chiedo quindi perché quella prospettiva su quel cappello lì, cioè... Non lo so, potrebbe non essere lo stesso. Io ho un pochino la sensazione che quello di Joy Boy, il cappello di Joy Boy è quello che c'ha Rufy adesso. Che si è tramandato, sì. Perché l'ha avuto Roger, poi è passato a Shanks. Che sarta! Capito?
Secondo me è quello. Ragazzi, invece, sentite questa domanda interessantissima di FrankiePi87. Secondo voi, perché i giganti non sono intervenuti durante la guerra avvenuta prima del secolo vuoto? Mamma mia, tanta roba. Prima del secolo vuoto? Durante il secolo vuoto? Durante. Durante, vabbè, forse voleva dire durante, però, insomma, perché i giganti non sono intervenuti? Ma chi l'ha detto che non siano intervenuti? Non lo sappiamo. Cioè, perché non sono intervenuti, perdonami? Infatti qua dicono, e chi lo dice? Effettivamente nessuno dice che non siano intervenuti o meno, perché effettivamente... Frank ha bevuto lo spritz prima di noi. Era quello che dicevo io prima, cioè voglio capire qual è stato il loro ruolo. Anche perché siamo qui ad aspettare il secolo vuoto da... No? Mamma mia, speriamo di vederlo in questa saga. Sì, perché Vegapunk non ha svelato nulla praticamente. Noi stavamo lì con l'hype a mille e ecco che ha detto che c'è la lamentela dalla regia. Beh. Ma la regia non c'ha domande oggi? Ma intanto vi lascio prima dire le vostre impressioni, poi vi farò le domande bastarde. A sto punto io te la lancio così. Okay. Te la lancio così perché l'unico punto, no, che non era discordante, però che ho detto, no, ma secondo me l'Orochi del giorno dice che... Ah, l'Orochi del giorno, andiamo con l'Orochi del giorno, che tra l'altro può trarre in inganno, perché ci sono tre personaggi, quindi aspettate, facciamo un gioco. Vai. Secondo voi in chat, vai, tra questi tre personaggi, chi è l'Orochi del giorno? L'Orochi del giorno, perché... Che è il personaggio negativo, praticamente. Perché avevamo scelto... Allora, inizialmente avevamo scelto un altro personaggio che non c'è qui. Non c'è, poi lo dire. Abbiamo cambiato, perché sì, lui mi ha fatto pensare a una cosa, effettivamente... Vediamo un po'. Allora, Franky, Jimbe, nessuno dice Nico Robin. Nessuno, perché Nico Robin è sempre... Nico Robin può essere Orochi. Tra l'altro è l'unica che ha un pochino ragionato sulla X, no? Sì, sì. Franky, Jimbe perché... Allora, l'Orochi del giorno, lo diciamo? Sì, vai. Lo dico io. È Jimbe. Allora, inizialmente avevamo scelto Usopp. Poverino, perché si lamentava quando erano sul ponte, si era attaccato. Però Usopp alla fine, secondo me, sua parte comica di questo capitolo la fa venire fuori, sì, ed è divertente. Beh. Quindi ha dato qualcosa al capitolo. Fra, io non so tu, io mi sarei aggrappato come Usopp. Sì, 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 lui è l'umano, diciamo, l'essere umano che è lì. E perché abbiamo scelto Jimbe? Io ho detto, ma Jimbe, allora, sono stati, tra virgolette, rapiti con la nave e lui è il timoniere, non era neanche sulla nave e quindi già questo è un punto a sfavore e dei capitoli precedenti. Manda gli squali, li fa praticamente, non ti dico morire, ma erano... Stancare, oh. E non trovano niente. Poi a un certo punto dice, ah sì sì, mi ricorda qualcosa, no? Ma allora parla. Quando dice... quella storia, sì, quel personaggio io già l'ho sentito, ma allora spiega, cioè, nel senso, che fai? No? Sì. No, io ero d'accordo per la questione del timoniere, alla fine lui si è lasciato scappare, è lui responsabile della Sanni da timoniere, era ubriaco a dormire, però era sull'altra nave, addirittura manco stava guidando la Sanni. Come se arriviamo qua, no, non ci sono i focus, e dici, ah, perché non ci sono i focus? Sei tu che li prepari. Stessa cosa, sì, però tu d'accordo. Non sei Jimbe e sì, quindi sì, te li ricordi. Sì, appunto. E allora la domanda ce l'ho io adesso. Vai. Perché la cara Nico Robin si focalizza tanto su quel dettaglio di Luffy, su quella X che gli compare e che gli rimane quasi indelebile sul braccio? Focus 4, vai. Ce l'abbiamo, allora il Focus 4, qui si apre un'altra grande parentesi di questo capitolo. Cioè, forse una delle cose più importanti questa a livello di me. Trama. Cioè, praticamente c'è questo giornale di Egghead, cioè con una foto di Luffy di Egghead, e sul braccio di Luffy c'è la X. Ora, sappiamo tutti che cosa vuol dire quella X, ovvero è Bibi, che è con Morgans, che ha lasciato un messaggio per i Mugiwara. Ma il bello qual è? Il bello è che Nico Robin ha detto, qui è tutto sfocato e la X è bella piena, bella definita. Sì, quindi ha notato il dettaglio. E praticamente, secondo me, Oda sta preparando il post-Elbaf già. Sì, dai, quello è praticamente il manifesto d'aiuto da parte di Bibi, no? Perché dice, adesso faccio sta cosa, sicuramente loro la vedranno, la riconoscono subito, peccato che non sa... Che si sono divisi e che quello stronzo di Oda
li ha divisi in modo che bellissimo. Tutti i membri della ciurma che sanno della X sono un'altra parte. Stanno un'altra parte. E... il vero villain di One Piece è Oda. Il vero villain di One Piece è Oda. L'unica che era a metà strada, perché era sulla nave, ma non ha visto la X, è Nico Robin. Nico infatti Robin. C'ha il dubbio, dice, ma questa cosina mi ricorda c'è. Qualcosa. Ora tu pensi, cioè, credi che ci sia una possibilità che questa questione si sviluppi durante Elbaf? Cioè che magari Bibi arrivi ad Elbaf o pensi che appunto stia preparando il campo per il post-saga? Ma sarà difficile che arrivi ad Elbaf perché questa è una preparazione. Secondo me proprio precisamente Oda ci dice questo succederà fra un po', perché alla fine lei ancora sta con Morgans, no? Ok. Prima che si ricongiunga la ciurma, scoppino casini, combattimenti, guerre, spiegazioni, flashback, tutto quanto, e che Robin gli dica guardate che c'era sta cosa sul giornale, quanto passerà? Probabilmente sarà la fine di Elbaf, credo. Secondo sì, pure io sono d'accordo. Una cosa come no, festeggiamenti finali della saga. Oh. E Nico Robin dice ragazzi ma sta X non era... non ce l'avevate nell'ultimo capitolo di Alabasta, cioè non vi eravate messi tutti, oh, non alziamo le braccia, era, cioè, ricordo questa cosa, avervi visto dallo spioncino che stavate con le braccia alzate, cioè avevate la X, giusto? Ma pensi però che nel frattempo accada qualcosa a Bibi? Perché io suppongo, cioè io ho fatto questa supposizione, secondo me noi sappiamo che Bibi è ricercata anche da Imsama, no? È l'obiettivo sì. numero uno, ha chiesto proprio ai cinque astri portatemi Bibi. E non è che al termine, cioè nel senso che durante Elbaf, mentre i Mugiwara sono impegnati, Imsama riesce a mettere le mani su Bibi e quindi poi loro sono costretti ad andarla a salvare. Potrebbe essere l'incipit per la saga successiva, no? Sì, o per lo scontro col governo. Oppure magari sblocca, perché a me piacerebbe vedere Barba Nera con Imsama. Ok. Quindi ci potrebbe essere... tutta una cosa incatenata che Im va lì, cerca Vivi, la prende, la rapisce e tutta una serie di situazioni che poi porterebbero veramente come la pallina sul piano inclinato, no? La sfera sul piano inclinato. Dici, che scende, parte continua, da lì e prima o poi quel che deve succedere succede. Sì. Altra domanda, ragazzi. Anche perché Barba Nera c'ha Garp, ricordiamo. Sì, sì. E Katarina Devon. Che può trasformarsi, sì. Ragazzi, io ho un'altra domanda, no? Visto Vai. Che la stampa ormai ha sputtanato tutti i Mugiwara, gli ha dati degli assassini che hanno ammazzato Vegapunk, eccetera, come faranno questi quando sapranno, cioè no, Franky già lo sa, alcuni già lo sanno, ma come faranno a risanare la loro reputazione? Ok, cioè io ti dico la verità, secondo me non c'è bisogno, cioè capito? Alla fine sono dei pirati, a loro gli sta bene anche che... cioè, secondo me non hanno proprio interesse a risolvere la questione. Cioè, uno come Rufy, vabbè, pensano che io sia un assassino, sti cazzi, cioè, nel senso, pensate quel che volete. Secondo me non si fanno troppi problemi a riguardo. Io, Fra, credo che non si sono interessati minimamente al messaggio di Vegapunk. Sì, sì, sì. È stato per il mondo dei personaggi di One Piece una cosa pazzesca. Non si sono mai interessati alle notizie di Morgans, men che meno ora. Cioè, nel senso, lo sai che tanto Morgans e il giornalismo in One Piece, come in Italia, è così, no? Quindi riporta le notizie in base a come preferisce. E lui è il DJ, un attimo, cambia il mondo, fa DJ delle notizie. Io credo che Luffy pensi, tanto prima o poi... la verità, tra virgolette, verrà fuori. Io proseguo per la mia strada, proseguo il mio percorso e vado. Cioè, se ne sbatte proprio. Forse... Sì, sì. Secondo me non è neanche interessato che la verità venga fuori. Sì, ma... cioè, lui vuole diventare re dei pirati. Poi magari sarà ricordato come il più grande assassino della storia. Non gli frega niente. Pace. Non gli frega nulla. Basta che riesce a essere il re dei pirati. Che poi hai visto... erano più preoccupati Dory e Brogy piuttosto che gli altri tre, no? Sì. Franky, Jim, alla fine loro sì. Anche loro. E tra l'altro li abbiamo messi in focus 1, ragazzi, Dory e Brogy, perché bellissimi. Taglia da 1.800.000.000. L'inflazione. Inflazione assoluta, questa cosa era
inaspettata, diciamoci la verità. Cioè, io non mi aspettavo una taglia. Oddio, cioè, è tanto, eh? Sì, sì, è tanto. Però, guarda, ti dico, è anche un pochino giustificata, secondo me. Sì. Ti spiego perché. Cioè, loro comunque erano fermi da 100 anni. Sì. Cioè, c'è una leggenda sui pirati giganti guerrieri. Cioè, che hanno fatto il buono e il cattivo tempo 100 anni fa. Sì. Cioè, è una ciurma leggendaria, no? Quindi nel momento in cui torna la ciurma leggendaria, c'è una leggenda che si è poi alimentata in 100 anni, quindi ti dà un po', ti va a creare quel senso di tensione. Oddio, sono tornati pure questi. Poi ritornano e si schierano con un imperatore, che sì, è praticamente il pirata sulla rampa di lancio, quello che sta lì per diventare il re dei pirati. E tornano in un momento in cui il mondo è in caos totale, quindi c'è una, cioè adesso le taglie schizzano ancora di più perché il mondo è in pericolo, e comunque hanno partecipato all'incidente di Egghead e sono due membri forti e sono fortissimi, sì, sono pure fortissimi, se poi a Little Guardian hanno avuto difficoltà con Mr. Tree, però lasciamo vabbè, c'avevano le armi, fingiamo che non sia mai accaduto, c'avevano le armi, però sono, cioè, secondo me è alquanto giustificato questo aumento, ci sta. Anche secondo me, perché comunque a Egghead probabilmente sono quelli che hanno fatto più danni di tutti. Cioè hanno fatto... Sì, hanno fatto tanto, hanno fatto tanto. Il loro intervento ha permesso poi a Rookie e altri di fuggire. Sì, infatti poi secondo me la taglia è molto legata al fattore fuga. Cioè se tutti sono fuggiti grazie ai guerrieri giganti. Secondo me è dovuta alla leggenda, all'alone di mistero di che li circonda. Ok, sì. Cioè, capisci, 100 anni che non sono... Ti faccio un esempio, allora. Hai presente quando Rayleigh arriva ad Amazon Lily e Barbanera decide di non combatterlo? Sì, cioè, ho capito. Anche se dopo Rayleigh in realtà ci dice, se avessimo combattuto non ce l'avrei fatta contro il Barbanera attuale, certo, no? Certo. Però Barbanera non combatte perché lì sente il peso del nome di Rayleigh, della leggenda di Rayleigh. Lui non sa effettivamente quanto è forte quel personaggio. Dice, cazzo, questo ha un nome pazzesco, era il secondo di Roger, va a finire che perdo. Fama l'ha preceduto. Sì, capito, la fama l'ha preceduto. Rayleigh era consapevole, invece Barbanera no. Barbanera è stato intimorito dalla fama. E questi due personaggi hanno una grande fama, quindi nel momento in cui tornano, chi assegna l'età? Il governo è intimorito da quella che è la loro leggenda, la loro fama, perché sì, era una ciurma importantissima 100 anni prima. È vero. Quindi, giustamente la battuta di Nico Robin fa ridere sull'inflazione, sì, eccetera, ridere. Però se fossero rimasti sulla scena durante tutti questi anni, probabilmente sarebbe ancora maggiore la taglia, no? Se loro avessero continuato a combattere, sì, sarebbe aumentata. Voglia, cioè, voglia. Adesso è 1,8 miliardi, ma magari attualmente sarebbe stata 3 miliardi, che ne so. Sì, poteva aumentare ancora di più. Quindi, sì, sono d'accordo con te. E non vedo l'ora di rivederli combattere quando arrivano a Elba. Io, oltre a sapere, vabbè, il potere di Loki, Irulin quando arriva, perché è morto il re, eccetera. Però vedo l'ora che arrivino i Mugiwara con i giganti tutti. Io sai che voglio vedere il bambino di Viking, quel bambino lì. Ok. Quel bambino, non so perché, cioè secondo te gli ha dato l'aspetto di Viking, no? Che è stato così importante per One Piece alla fine, per la creazione di One Piece. Sono curioso, secondo me gli dà un ruolo importante a quel ragazzino. Ci sta, ma che io... poi era un pochino il Rufy di Elbaf, no? Che voleva andare con Shanks. Sì. Quindi secondo me è un personaggio importante, non vedo l'ora di vederlo. Cioè, lo spritz. È l'ora dello spritz. Che dici? Tu che Ale, che bevi? Perché stasera anche Ale. Io ragazzi spero di non svalvolare dietro le quinte mentre bevo, però per me quello che bevete voi bevo anch'io. Io... Tre spritz. Vai, tre spritz, andiamo. Gianni, prepara la domanda, C'è una domanda, devi anche venire con una domanda. Non c'è due senza tre. Ragazzi, io invece ho un'altra domanda che ogni fatti vedere. Eccoci qua. Ciao, bellissimi. Allora, lui è a suo agio in una maniera assurda, ragazzi. Vabbè, cioè, non è la primissima volta. Quando dovevamo scegliere chi ci faceva la regia, cioè, siamo stati come Rufy che riconosce negli altri un personaggio
capito? Il personaggio, ecco, giusto, capito? E Loki. Ale e Loki. Ale e Loki. Il dio dell'inganno, fate attenzione. Attenzione, ci sballa il focus. Aspetta, Ale, allora ti faccio io una domanda a te. Si ribalta la qua, ragazzi. Ti faccio io una domanda a te, perché a questo punto hai parlato di Loki. Io voglio sapere per te se Loki è un villain oppure che cosa rappresenta o quale potere ha. Allora, il fatto che sia bendato, secondo me il suo potere deriva molto dagli occhi, perché potrebbe essere un dio dell'inganno, e se usa gli occhi per cercare di ammaliare la gente, un po' come, vabbè, non più o meno il frutto mero mero di Boa Hancock, io trovo qualche micro similitudine, però sono soltanto mie supposizioni. Secondo me non è un villain, secondo me non lo è, perché Loki è il dio dell'inganno, quindi chissà qual è la vera versione, chissà se magari lui ha fatto credere agli altri di aver ucciso il padre, magari non è così. Teoria mia, ecco, teoria mia. Ha ingannato tutto il popolo di Helm. Sarebbe bellissimo. Perché tanto conosciamo Simon la sua ci fama. Dice Loki frutto spritz. Invece io avevo una domanda. Vai. Sulle taglie, perché... Cioè, Morgan spara taglie un po' come gli pare, ma la taglia di Dragon... Taglia di? Dragon, Monkey di Dragon, cioè... quello vogliamo parlarne? Chi è Dragon? Personaggio dei tre puntini. Già. Taglia di Dragon, sì, pure io sono in difficoltà, nel senso che comunque è il personaggio al momento più ricercato al mondo. Quindi dovrebbe avere effettivamente una taglia superiore a quella di tutti. Allora, chissà. Io mi piace, no? E mi è venuta leggendo i capitoli precedenti. Quando c'è la FIT, no? Che vede comunque tutti i rifornimenti bloccati che arrivano. Io credo che quelle siano azioni molto pesanti, che hanno un peso specifico molto importante, okay, soprattutto per i draghi celesti in quel caso, e quindi a maggior ragione per il governo, ok? È come un piccolo ma grande incidente non combattendo, okay. A volte anche peggio. E se questi eventi succedono off screen, e ce lo dice la FIT, stanno succedendo in tutto il mondo, ok? Questo potrebbe giustificare magari una taglia altissima di Dragon e il fatto che sia il più ricercato al mondo, perché se tu metti in difficoltà, crei blocchi, non fai arrivare rifornimenti, armi, quello che ti pare, in molte parti del mondo, allora significa che tu stai facendo bene quello, sì, obiettivo, sì, sì, che sì, ti sì, sei prefissato, lo stai portando avanti molto bene, perché se adesso i draghi celesti rimangono senza cibo, È tosta. Iniziano, sì, a ammazzarsi, sì, tra di loro. Ma io penso che lui abbia attualmente la taglia più alta. Non credo più alta di quella che sta di Roger e Barba Bianca, ma attualmente secondo, okay, me è la più alta. Ok. Ora, sì, anche secondo me. Bisogna quantificarla, però... Cioè... non la so quantificare, ma sarà alta. Adesso è vero che noi lo vediamo che tre puntini, è diventato anche meme, però strategicamente... No, sta facendo... Sicuramente i rivoluzionari stanno facendo il loro. Secondo me l'unico pericolo... e che gli venga dato poco spazio. Ce l'avrà. Nei capitoli. Ce l'avrà, però io sono titubante su quanto ce spazio avrà. Il problema è quando, perché adesso ormai incomincia a diventare un po' una cosa pesante, no? Sì. Perché è un'attesa che all'inizio è bella, perché dici, vabbè, hai visto personaggio, l'hai visto poche volte, ha fatto quella cosa con Smoker, pochi altri commenti, poche altre cose, un personaggio molto riflessivo, lo vedi sempre lì che pensa o risponde alle telefonate, e quindi dopo un po' dici, mi sono stufato, ok, è diventato un po' questo, il mood è diventato questo. Sì, 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 sì. Anche magari perché ti aspettavi che prima o poi entrasse in scena, cioè magari a Egghead soprattutto, no? Perché lo vedi fin dall'inizio, lo vedi poi nel flashback di Orso, quindi dici, ok, stiamo per arrivare, e poi non arriva quel momento. Cavolo, c'è Kuma, è quello che praticamente ha smosso la rivoluzione per tutti gli anni, è stato il soldato numero uno. Che grande Kuma. Si ritrova in quel modo, cavolo, viene cavalcato da un drago celeste come uno schiavo, portato a lui, muoviti, cioè, fa qualcosa. Ok, mandi, no? Sì, mandi, sì, 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 sì. Però ti devi muovere tu.
in prima persona, devi andare là, devi fare il manicomio lì dentro, il manicomio. Però sai, io penso che lui tenga così tanto alla rivoluzione e al suo piano che non agisce fin quando non è sicuro di poter abbattere il governo. Cioè, ok, magari uno dei suoi viene catturato, però lui potrebbe pensare, va bene, vado a Mary Joyce, se vado a Mary Joyce adesso magari riesco a salvarlo, però perdo soldati e li perdo nel momento sbagliato, dopo devo ricominciare da capo. Tu dici perché non è un personaggio istintivo. Secondo me lui riflette tanto, dice io ora non è ancora il momento di attaccare, non è ancora il momento di attaccare, fin quando non raggiungerò una certa forza non attaccherò, fin quando non sarà il momento giusto non attaccherò. Secondo me lui riflette tanto su questa cosa perché sa di avere probabilmente una sola occasione. Ok. Cioè attacco, devo riuscire, oppure devo avere possibilità di farcela. La percentuale... Se attacco senza avere possibilità, solo per recuperare qualcuno, allora rischio poi di rallentare tutto. Vabbè, però solo... È meno... Cioè, non è come Rufy da questo punto di vista. E non è come il nonno, Garp. Molto più riflessivo, forse. Cioè, probabilmente. Probabilmente c'ha anche ragione, perché... secondo me sì, capito? Probabilmente c'ha perché, anche sai, molti pensavano, poteva magari provare ad attaccare anche... quando hanno rapito Madonna, ora mi viene il nome della moglie praticamente di personaggio magnifico di Orso. Madonna, aiutateci. Ragazzi. Mi so. Ho un voto anch'io, scusate, ho un voto anch'io. Ragazzi, come si, ragazzi chat, da casa, ragazzi mia. Che ci seguite, come si chiamava la compagna di Kuma? Di Orso, Bartholomew? Madonna mia. Ma ce l'ho qua, Ginny, grazie. Ginny, grazie. Anche Ginny era stata catturata e loro non si sono mossi. Cioè, sì, però quindi... per Kuma sinceramente qualcosina in più. Anche, però pensaci, anche Ginny faceva parte alla fine. Sì, sì. E rivoluzionare era una compagna poi anche di vita di Orso, quindi anche lì però, hanno deciso di attendere. Con Dragon ci stupirà, secondo me. Speriamo, saremo pieni, saremo noi, full noi dell'attesa. Noi ci speriamo soltanto su questa cosa, sì. Io credo. Anche perché, ragazzi, ricordiamoci che Nico Robin è stata 2 anni con i rivoluzionari e in quei 2 anni non si sa effettivamente cosa sia successo. Gran mistero, arrivano gli spritz, fantastici. Momento più importante, momento cocktail, questo è il momento più importante della serata. Guarda, vedi che sta prendendo il potere Alessandro. Prima lui, di essere servito. È giusto. Facciamo insieme il brindisi. Ecco qua, Diego migliore. Sempre il top, questi sono. Questo è lo spritz di Loki. Cosa spritz di Loki? Facciamolo vedere grazie. Bene davanti alle telecamere. Ole, grazie Diego, grazie. Il nostro bar di fiducia. Questa è la pausa. Questa è la mini pausa. La pausa drink. Ma tu non devi niente? L'ho mangiata, brutto. Ah, vedi? Ah, c'hai i calzini con il frutto del diavolo. Ragazzi, kanpai, come dicono in giapponese. Kanpai, salute. Salute, salute raga. Scusami. No. Buono. Buono. Aspetti ancora. Abbiamo una domanda. Okay. Abbiamo una domanda. Vai. Ah no, dicevo dai nostri ospiti, abbiamo una domanda da Johnny. Vai. Vieni. Vai. Ti ha rubato il regista? No, è la chat. La chat? Quella con... Allora, chat, non vi permettete mai più di rubare le domande domanda. A Johnny. Perché domanda? Perché anche secondo me il frutto dei Loki leggendario, secondo me è tipo Fenrir. Ok. Perché se ci pensate, Fenrir è stato legato con una catena d'oro. Sicuramente le catene dei Loki sono a gamma tolita, altrimenti come fai a tenerlo fermo? Cioè, sembra strano. E quindi l'altra domanda che farò è sulla X. Non so se lo ricordate, però io ho fatto caso, quando sono visti i flashback di Emmett e Joy Boy, Emmett aveva una X sul braccio. Può c'entrare qualcosa? O era semplicemente decorazione?
Non ne ho la più pallida idea, cioè, detto proprio sinceramente. Cioè, effettivamente è curioso perché poi non ce l'ha adesso, Cioè, nel quello che avete presente. detto di Bibi era giustissimo, che era un messaggio, proprio non Sì, ci avevo sì, proprio sì. pensato a quella cosa. Io pensavo subito a Emmet, qualche Emmet c'aveva correlazione, la Joy X, Boy. cioè. Allora, diciamo che è quasi certo che sia Bibi perché lei è con Morgan e poi Nico Robin sottolinea il fatto che sembra essere stata messa dopo, no? Non è naturale. Però quella di Emmet è curiosa perché comunque. Perché Oda ce l'ha messa quella di Emmet? Cioè, è quella la domanda. Cioè, nel presente non ce l'ha, nel passato invece ce l'ha. Perché? Cioè, io non so rispondere, però. Forse vicino a Joy Boy succede sta Cioè, io cosa. non so rispondere. Secondo me non c'è un legame però con quella di Luffy adesso. La X adesso ovviamente Bibi era l'unica che poteva intervenire a livello pratico su una foto, su un manifesto del giornale, un avviso d'Italia. Quindi credo che il collegamento sia palese. Dopo su Emmet, cioè non lo so, perché comunque parliamo di secoli fa. Quindi. Sì, cioè, nel senso, non sarebbe neanche, diciamo, bellissimo se ci fosse un collegamento tra quella X e la X di Bibi, che è stato un gesto abbastanza naturale, che è Sì. ristretto poi a quella saga, no? Non è nulla di più grosso quella X. No, È un infatti segno adesso d'amicizia, di legame. è ricomparsa perché ha chiesto, insomma, no? È un messaggio che ha mandato lei intrinseco dentro. Sì. Però sul fatto di Emmet io sinceramente non, Pura ma come casualità. te non. No, no, potrebbe, cioè, significare qualcosa quella X, però ad oggi, cioè, veramente è solo un'immagine su cui è difficile ragionare. Veramente. Tu pensi ci sia una correlazione? Boh, perché lì per lì ho visto, capito? Cioè, vedere sta X davanti a Joy Boy, poi il fatto che quando diventa Nika è apparsa la X. Cioè, io pensavo che l'X fosse apparsa, però giustamente ci sta che è stata Bibi, cioè, è la cosa più plausibile. Io pensavo fosse apparsa, però non l'avevo, prima non si notasse questa X. Ok. Però se Invece tu poi. leggi, se tu praticamente leggi bene le vignette, c'è Nico Robin che ti dice: la foto è sempre sfocata perché lui è sempre in movimento, però Sì. questa È X, come no, se l'hanno aggiunta, è Sì, è tutta molto bella. chiara. Cioè, ci sta tantissimo. È palesemente stata aggiunta dopo sulla Sì, foto. no, ci sta tantissimo. Ma lì per il Quindi fatto sta fantasia su sopra. l'elemento è quello. E Ok, va io bene, grazie adesso John. Dimmi. parlo sempre di sensazioni, no? Vai. Stasera c'ho sta cosa. Che poi quando l'avevi detta un po' detta qualche giorno fa live, no? Le sensazioni, mi è rimasta. La sensazione che ci hai avuto scorrendo quando è comparso. Momento. Eccolo. Vabbè, ragazzi, Io voglio che vi devo sapere. dire? Allora, penso che sia. Non lo so. Allora, quando siamo arrivati a Skypea, c'è quella tavola molto bella. Water 7, anche la tavola molto bella. Cioè, Mia preferita. ma anche questa è una meraviglia. Cioè, Yggdrasil. È possente, è potente, la fa da padrone, meravigliosa. Cioè, poi ci sta anche bene Loki accanto con questa lingua che ti spiega un pochino che cos'è l'isola, no? Ti dice, questo è il Warland, la nazione più potente al mondo, devota alla guerra. Cioè, è tutto meraviglioso. E in questa tavola è tutto bello. Cioè, Yggdrasil è bellissimo, sono bellissime le cascate, la neve sulle montagne, i ponti, cioè, una cosa pazzesca. Io è da questa tavola che ho detto, secondo me Loki non è proprio un villain. Ti Ok. spiego perché. Vai. Da quando si apre quest'immagine e proprio senti, è come se ti arriva una ventata d'aria fresca perché ti No, senti è proprio meraviglioso, è libero meraviglioso. e dici Poi attesa. vorrei vivere lì. Sì, capito, ti dicevo. È vero, è vero, è vero. Dici, Madonna, che bella, vorrei vederla dal vivo, vorrei davvero trovarmi su una nave e scorgerla È un all'orizzonte. posto proprio da dove tu Bello, vorresti bello, bello. vivere. E quando guardi sta tavola, perlomeno io leggendo le vignette, io leggevo e nel frattempo è come se recitassi, se stessi recitando la voce di Loki. Quindi Ok. sentivo questa voce imponente, no? Anche, ti dico cupa, ma bella piena, Forte, che forte. mi racconta com'è Elbaf. E
E in questo racconto, cioè io, secondo me le sue parole erano proprio piene d'amore per quel luogo lì. Quindi è okay. Come se lui fosse innamorato, lui dice, di quel posto. Lui comunque credo che sia orgoglioso, dice, di Elba. Sì, perché poi lui dice, sono colui che gli porrà fine al mondo. Sì, sì. Dice a Elbaf, capito? Quindi lui non è che è un nemico di Elbaf, un nemico del Warland. Lui dice, lui lo racconta orgoglioso. Però cioè, secondo me, in realtà, ti dico, io ho avuto la sensazione opposta. Sì? Cioè, questa la frase di Loki ti fa capire ancora di più che lui è un nemico. Ok. Perché lui ti dice, questa è l'isola devota alla guerra. Però se tu hai conosciuto i giganti di ora, per quanto siano dei personaggi orgogliosi che combattano, cioè non sembrano essere devoti alla guerra in senso negativo. Ok. Cioè, io non vorrei che... Cioè, secondo me Elbaf ha avuto una sorta di sviluppo, cioè nel tempo. Prima era magari un'isola devota alla guerra, poi nel tempo è cambiata. E Loki è magari legato a un Elbaf che non esiste più. Quindi perciò ha una mentalità diversa da quella dei giganti. È orgoglioso, come tutti, della propria isola. Però è legato più a un Elbaf che forse non esiste più. Ok, ci sta assolutamente anche questa cosa. E ti dico che anche il design dei giganti, solitamente, tutti i giganti che ci sono stati presentati, hanno tutti un aspetto buffo. Sì, lui cioè, no. Sì, beh, Airu, cioè, non, Brodori, Broghi, anche il gigante, Gerd, Goldberg, sono tutti che ti danno la sensazione di essere dei personaggi buoni, mentre lui no. Paccioccosi, direi. Personaggi paccioccosi, quasi. Oda, secondo me, vuole creare questa contrapposizione tra il gigante che è orgoglioso di Elbaf, che è un combattente orgoglioso, ma che non è malvagio, mentre dall'altra parte c'è il gigante che è orgoglioso sì di Elbaf, ma vuole combattere perché è malvagio, vuole la distruzione. Secondo me è successo qualcosa che gli è rimasto proprio... Può essere. Ragazzi, c'è una domanda interessantissima. Da questa immagine, B1890, come vi spiegate quella spada enorme quella è piccata? Chi può maneggiarla? Troppo enorme. Ah, sono sincero. Onigashi, ma ce n'è un'altra, non così grande. Ma non capisco il polso ad usarla, è fuori scala. Posso essere sincero? Vai. Io, preso dalla bellezza della tavola, io non ci avevo fatto caso. All'inizio, cioè, manco... Cioè, per me proprio... Cioè, Io zero, perché ero preso... Rileggevo nella mente il discorso di Loki e guardavo t'imponenza. Io solo quando tu hai detto, ah, c'è la spada conficcata, no, in live? Sì, sì, sì. Ho detto, ma come? Vabbè, una stupidaggine, però non ci avevo fatto caso. Allora, ti dico cosa pensa. Allora, prima di tutto, ritornando su quella che è la scena, la tavola, secondo me sono quelle vignette che ti fanno innamorare ancora più di One Piece, no? Perché One Piece è un mondo fantastico, no? Mondo di fantasia, e queste tavole sottolineano, no, questo elemento fantastico, cioè te lo portano proprio al massimo livello. Cioè ti fanno sognare, sì, ti dicono, guarda, sì, che bella la fantasia, no? Fantasy pieno. Cioè, fantasy pieno. E per quanto riguarda la spada, sì, c'era già Onigashima. Il fatto che ce ne sia un'altra, secondo me a questo punto ci fa cominciare a pensare che c'è qualcosa dietro queste spade. Perché magari quella di Onigashima... poteva essere un elemento decorativo, sì, dell'isola, no? Ok, secondo la vedi, sì, va bene, sì, ok, ti fai qualche domanda, però va bene, cioè può essere un elemento decorativo. Ora la vedi anche ad Elbaf, una spada gigante, ancora più grossa. Poi sembra una spada nella roccia, proprio. Sì, e chi può maneggiarla? Dei personaggi che abbiamo visto adesso, nessuno. Cioè, però noi del passato di One Piece, ragazzi, continuiamo a non sapere nulla. Niente. Cioè, quindi magari in passato ci sono stati dei personaggi in grado addirittura di utilizzare quella spada. O
il frutto leggendario di Loki lo fa trasformare in un essere ancora più gigante che riesce a prendere quella spada. Ma sarebbe... Non lo so, non lo so, però può essere di tutto. Cioè, veramente sono quelle domande su cui non puoi avere una risposta. C'è uno che potrebbe maneggiarla. Chi? Pizarro. Pizarro, lo Pizarro. No, a parte gli scherzi. Ci dovrebbe essere un'altra domanda, credo, Ale. Ce ne sono varie, però vai, ecco. Stasera siamo tutti dedicati alla chat. Sì, sì. E allora, vediamo se le ritrovo più che altro. Ecco qua. Aspetta, che le ritroviamo. Dunque. Non sale. Dai, non sale. In serie così rispondiamo un po' e poi... No, c'è chi riteneva che Loki non avesse mangiato alcun frutto. Vabbè, però ci viene detta questa cosa. Però, diciamo, ci viene detta, bisogna darla per vera. Io penso che l'ha mangiata. Sì, pure secondo me. Anche secondo me. Perché comunque... Cioè, perché questa informazione è così. Di solito Oda non mette informazioni a caso. Poi quindi... fa parte comunque un pochino della lore del personaggio, no? Quindi... Sì. Dai, poi vediamo, sì, sto vedendo intanto altre domande, se ci sono. La spada nella roccia. Dunque, vediamo un po'. Sì, qua commentano il fatto che Luffy saltelli troppo perché notino questa X. Anche sì, questo sì. Effettivamente... Anche a me questa X sembra un po' messa così... tirata fuori dal nulla, perché prima non l'ha notata praticamente nessuno. E com'è che all'improvviso viene fuori? Come avevi detto tu, Toschi, secondo me è stata aggiunta successivamente questo dettaglio. Sì, sicuro. Cioè, nel senso, è bibi. Sì. Quindi... Io devo fare una cosa che ti fa il soldo. Che fai? È in bagno così? Posso? Il bello della diretta. Vai a ragazzi, metti la telecamera, vai, mettiamo la telecamera. Mi si è incastrato il su Franci. Guardate, ragazzi, incredibile. Ricordatevi questo momento. Ale, metti la telecamera anche su di te. Dai, nel frattempo, raga, non sono fotogenico come voi, ragazzi. Adesso quindi organizziamo una bella cosa. Sì, trovate un argomento, tipo, che ne so, facciamo fare una piramide a sorpresa al Toschi. Quindi avremo 4 slot in quarta fascia, 3 slot in terza fascia, 2 slot in seconda, 1 slot in prima. Cercate l'argomento, tipo, che ne so, i momenti più imbarazzanti, i momenti più divertenti, i personaggi femminili più forti, quello che volete. E poi fate una lista, facciamo una lista di personaggi e di momenti e facciamo fare una piramide in diretta così a sorpresa, almeno lo mettiamo un po' in difficoltà. Detto ciò, non senti? Si sente, ragazzi? Lo sentite? Voi da casa sentite? Sì. Voce? Forse perché era troppo lontano il microfono. Mi sentite? Dicevo, forse perché parlavo basso, dicevo. Facciamo uno scherzetto al Toschi adesso, prepariamo una piramide a vostra scelta, tipo, che ne so, personaggi maschili più forti, personaggi femminili più forti, oppure momenti più emozionanti in One Piece, scegliete voi, li scrivete in chat, Ale li legge, se li segna, e poi dopo gli facciamo una piramide a sorpresa, vediamo quello che viene fuori, va bene? Il volume è volutamente basso. Sono volutamente basso perché praticamente c'è la filodiffusione nel locale e se Toschi sta al bagno e mi sente, momenti più epici di One Piece, va bene Mimi, vai, preparate momenti più epici di One Piece, li scrivete, ne scrivete 10 e poi andiamo con la piramide, ok? Adesso io me li segnerò, detto ciò, noi prima stavamo parlando della tavola, quella lì di Elbaf, e dicevamo, io praticamente ho sentito questo senso, innanzitutto, eccola, bellissima, meravigliosa, innanzitutto questa tavola finalmente prende tutta la pagina e è pazzesca, a parte quel piccolo riquadro di Loki con la lingua Ladoflamingo.
però finalmente riusciamo a ritrovare un disegno aperto, un disegno che riesce a farci respirare, a farci sentire quest'aria di Elbaf totalmente in sintonia con il paesaggio. E state scrivendo, momenti più epici. Ale, ma riesci a segnarti? No, me li segno io, aspetta che me li segno io, nel frattempo me li segno io, scusate raga, arrivo subito, non mi picchiate. Puoi segnarli anche, sì, direttamente non dalla picchiate. Vostra chat. Allora, non me li voglio perdere, quindi li lascio così, da Mimi, sotto Mimi, ok. Allora, riesci a segnarli tu, Ale? Allora, aspetta. Sotto il messaggio di Mimi? Ok, aspetta, sali, che voglio saliamo su, ecco, momenti più epici. Sì, ecco, da lì qua, segna qua. Quelli. Okay. Aspetta che ti passo un foglio. Dai una sì, penna. Non ce l'ho con me, se me la passi meglio, così almeno scriviamo tutto. Ok, grazie. Johnny, okay. Mi deve procurare una pennina, per favore. Grazie, raga, mi sentite adesso? O se no li leggo direttamente. Se li segna e poi glieli facciamo in diretta, vediamo quello che viene fuori. Ci maledirà, ne devi segnare 10, da lì sì. Segni i primi 10 che ti capitano. Esatto. Ok. E prima volta basta, che... basta, raga, penso che ci siamo. Penso ok, che ci siamo. Ok, grazie. Penso ecco, che ci siamo. Grazie. Bene. Questa è stata una cosa bellissima in diretta. Ottima idea, Frunci. Gliela proponiamo. E... così almeno lui non maledice solo me, perché ultimamente maledice. Adesso poi quando verranno fuori, ma maledirà entrambi. Ho fatto a un certo punto, ho avuto una top 10. Lui è stato bastardissimo. Ha detto che sarà Rill che metterà la fine come vendetta finale. E io sono seriamente preoccupato perché non smettevamo più di ridere, ma secondo me mi beccherò tanti di quegli insulti. Voi non vi rendete neanche conto. E... eccoci qua. Allora, io avevo una domanda. Già così? Ah, ok. Ah, è quello della diretta. Dicevo, eravamo su come, su quello che ci aspetteremo fra 2 settimane, perché abbiamo la pausa. Ok. Quindi... ah, stavi iniziando a parlare della... No. Ah, ok. L'ho detto adesso. No, allora, prima di dire questa cosa, c'è una cosa che io ho fatto che non ti ho detto. Anch'io ho fatto una cosa. Che hai fatto? Ce l'avevo anch'io, ma non te l'ho detta la sorpresa. Mi hanno aiutato i ragazzi. Cioè? Lo vedrai. Intanto vai. E quando? No, no, prima farla, prima tu. Prima io? Sì, prima tu. Dai. No, la mia tesi in chiusura. Ah, ok. Allora, bene. Allora arrivo, eh. Ah, Tutte no, ce ne sono solo un paio perché è tornato troppo in fretta. Okay. Ma le posso cazzo, leggere? Cazzo, che pensavate? Restavo 3 ore in bagno? No, va bene. Le possiamo leggere anche da qui, in realtà. È stato troppo veloce, praticamente... Cioè, un attimo. Arrivo, eh. Cioè, ho perso anche tempo che non funzionava il cosino per asciugarti le mani. Arrivo, eh. Tu intanto parla. Intanto io parlo, allora. Voglio sapere quello che ti aspetti. Allora, dico prima questa cosa. Allora, ragazzi, settimana prossima, anche se non c'è il capitolo, scusate, c'è la pausa di 2 settimane, Viva One Piece c'è. Il 27. Mentre ci fermiamo... il 3 novembre, quindi il 3 novembre non c'è Viva One Piece, il 27 c'è, il 3 novembre no, e si riparte poi il 10 novembre, quindi questa cosa almeno è chiara. Lui sta preparando qualche cazzo di giochino di merda per me, per mettermi in difficoltà, io lo so, lui è complice. Allora, vediamo che giochino sarà, io sono molto curioso, così preparato in diretta, ragazzi, tutto in diretta. E... no, tra l'altro ti volevo dire una cosa, non ti senti qua Alessandro, ti senti solo in quella totale, quando siamo entrambi. Ok. Intanto riprendilo lui mentre scrive, vai, guardate come scrive, eccolo. Eravamo ragazzi, complici. Dobbiamo essere bravi a scegliere la combinazione giusta, eh? Tutto in tonore, Toschi. No. Non è una top 10, vediamo un pochino. E pure io ho una sorpresa per te, però a questo punto io la voglio fare proprio come ultima cosa, alla fine. Perché altrimenti non ha senso. Vediamo un po', c'è qualche domanda, qualcuno. Allora, scorriamo giù. Ah no, adesso questo adesso... Ah, loro stanno suggerendo, loro suggeriscono i giochi. Non possiamo...
i momenti, vabbè, non possiamo mostrare tutto, altrimenti non c'è più la sorpresa per te, Toschi. Sto zitto qui allora adesso. Ok, ci so. Ecco, pronti? Sei pronto? Vai, sono prontissimo. Quindi è un giochino? Diciamo di sì. Allora, abbiamo fatto in diretta, mentre tu eri al bagno e non trovavi per asciugare le mani. Ok. Poi ti rivedrai il VOD. Ok, mi rivedrò il VOD. Ho detto, raga, facciamo una piramide. A piramide? Piramide. Va bene. Ok? Sui momenti più epici di One Piece. Ok. Devi essere pronto però, eh. Sono pronto. Okay. Rullo allora. Di tamburi. Vai, piramide. Sono prontissimo. Te la metto qui e poi... Sono prontissimo. Riuscirà alla perfezione, lo so. Sei pronto? Sì. Allora. Vai. Scelte dai ragazzi in chat. Ok. Quattro fasce. Quattro fasce. Vabbè, la... Quarta fascia, terza, seconda e prima, come qualsiasi piramide. Ok, vai. Usopp brucia la bandiera a Enies Lobby. Ma voi mi avete messo tutte fighissime. Terza fascia. Oddio mio, sei Vabbè, saranno tutte fighissime, dai, quindi mi mantengo basso. Madonna, ragazzi. Quindi, terza fascia. E questa è andata. Prossimo. Ok. La Vai. Prima volta che vediamo Kaido. Quarta fascia. Mi è preoccupato. Luffy dal pugno al drago celeste. Seconda fascia. Robin, voglio vivere. Prima fascia. Prima volta che vediamo Loki. Quarta fascia. Oh! Questa è brutta, eh? Flashback Joy Boy Robottone. Quarta fascia. Sono stato cattivo. Usopp che combatte con chi era qui? Luffy. Terza fascia. Si lascia le migliori per dopo. Shanks appare a Marineford e ferma la guerra. Terza fascia. Finita la terza, no? Sì. Ci abbiamo una in seconda e una in quarta. Vai. Apparizione di Gorosei. Quarta fascia. E in seconda fascia ci va la morte di Ace. Vabbè. La facciamo andare. Eccola, eh. È accettabile secondo me, dai. Eccola. È accettabile secondo me. Eccola. Prima fascia. Secondo me è accettabile. Vabbè, però è giusto. Secondo me è accettabile. Momenti migliori. Ora. Che dite, raga? Che dite voi? Secondo me è accettabile. Cioè, poteva essere fatta un pochino meglio, però nemmeno così brutta. Allora, io ti faccio un'altra cosa. Allora, Ale, vai in commenti. L'ultima cosa. Viva i commenti. No, è bellissimo. I nomi effettivamente non sono veri, però facciamo finta che sono veri. È vero? È bellissimo. Li ho messi a caso. Allora, c'è Delimello che dice: Luffy è pure capace di invitarlo in ciurma. Oda l'ha detto che un cattivo entrerà in ciurma. Sommo Buddha. Come ha detto Delli prima di me, anch'io credo che un gigante entrerà a far parte della ciurma e molto probabilmente sarà proprio Loki, anche se cattivo, di questa saga. Loki, prossimo membro della ciurma, trust the process, da Oda, quello vero. Ah, l'ultimo commento è sicuramente il più veritiero. Quindi, no, ho preso un pochino dei commenti perché ho trovato più commenti di persone che dicevano che è Loki, prossimo membro della ciurma. Okay. Ovviamente ho camuffato i nomi e ti volevo fare questa sorpresina, quindi volevo diciamo anche concludere dicendoti che ne pensi, Loki, prossimo membro. Cioè, qualsiasi personaggio arriva è il prossimo membro della ciurma. Ah, guarda quanto è bello Sommo. Sommo, sì. Ma tra l'altro sono canon questi commenti perché Sommo Buddha c'ha il commento più lungo. Ok. Quindi di solito no, lui argomenta tanto. Per minuti e minuti, non so come fa, è un'abilità pazzesca. Delli è quello che dice no, le cose strong. Oda che dice trust the process, è bellissima.
io sono sempre convinto che... Poi ti avevo mandato anche le tavole l'altro ieri, sempre di Alabasta. Io sono sempre convinto che Vivi prima o poi entrerà in ciurma. Perché, okay. Perché comunque sia... cioè indirettamente già ne fa parte. Sì, sì. Già ne fa parte perché alla fine no, la ciurma, Nakama, la X, eccetera. Però prima o poi arriverà il momento in cui Luffy la salverà, non so da chi, però la salverà e lei se farà comunque un viaggio con la ciurma. L'ultima parte se la fa con l'Ordi. Se non è lei, qualcuno dice Yamato, qualcuno dice Bonnie. Bonnie mi piacerebbe, però dopo... bisogna vedere adesso che succede a Bonnie e Kuma qui a Elba. Io vorrei che viaggiassero insieme. Okay, sarebbe un sogno bellissimo quello. Poi ci potrebbe stare, però... Mi ha fatto ridere perché ho detto, ecco qua, ennesimo personaggio apparso. Ennesima, membro della ennesime ciurma. Persone che dico membro della ciurma. Non credo, Non credo. No, secondo me è quasi impossibile, però... Se non impossibile, però era divertente questa cosa che c'erano più persone che ci credevano. E poi c'è il famoso sogno di Igaram, no? Quando sogna che Vivi diventa sta piratessa, eccetera. Si realizzerà quel sogno di Igaram. Secondo me... Non so se viva i commenti, lo chiamano. Viva i commenti, è bellissimo. Questo va fatto sempre, però. Se si trovano commenti interessanti... Questi di chi sono i commenti? Dove li trovate? Su TikTok. Ah, quindi è proprio una fonte... Sì, era uno dopo l'altro, erano... Attendibilità letteralmente... La fonte ufficiale dei... Più alta di così, ragazzi. Massimi esperti di One Piece. Sì, mamma mia. Bellissimo. Bene, come le teorie bello. Complottiste, quasi. Ah, quindi che ti aspetti adesso? Cosa mi aspetto? Così, dai. Allora... È difficile, lo sai? Perché... Cioè, se Luffy libera... Allora, secondo me lo libera. Anche secondo me. Intanto, però se lo libera, combatte. Noi avevamo indovinato che saremmo tornati... Dove? Sulla nave, sì, l'avevamo detto. Saremmo l'avevamo partiti detto. Così, no? Sì, sì, sì. E saremmo ritornati sulla nave dei giganti. No, secondo me lo libera, però... Cioè, già nel prossimo capitolo poi vediamo un mini combattimento. Sarebbe divertente. Sarebbe divertente. Però credo che continuiamo a vedere Loki. Scopriamo qualcosina in più... piacerebbe, cioè secondo me è un capitolo dedicato al confronto, è forse un po' presto per un vero e proprio flashback, però secondo me sarà un capitolo dedicato maggiormente a Luffy e Loki, i però due continuano a parlare, si continuano a conoscere. Non ti dico un flashback lontano, grosso, eh? Piccolo, ti dico un flashback dei giorni precedenti all'arrivo, può essere, cioè, non lo so, magari, sì, una domanda. Una domanda riguardo alla cosa, vabbè, non so se vengo là. Vieni, ormai. Vabbè. Allora. Ma tanto mi sento per me stesso, credo, no? No, secondo me sì, comunque. Vai. Allora, siccome c'è la pausa di 2 settimane, ok, in molti dicono che, anzi, in realtà c'è scritto, che Oda si prenda questa pausa per riflettere sulle idee e su cosa scrivere. Ok. Della serie, cioè, non sa più cosa inventarsi, oppure è solo una scusa per scrivere qualcosa meglio... Il fatto che dice che si deve rinfrescare le idee un po' mi fa pensare, chissà perché questa cosa. Cioè, c'è qualcosa di programmato, qualcosa di non programmato. Allora, ti dico, secondo me ogni volta che ci sono queste cose, ognuno la può prendere in un modo diverso, cioè, dipende sempre da come la interpreti. Cioè, secondo me non è da interpretare che lui non c'ha idee al riguardo, no. Semplicemente... c'ha bisogno di un pochino di tempo in più per ricercare, per mettere insieme qualche elemento. Questa è la versione ufficiale. Poi c'è la versione quella a cui credo io, che ha perso molto tempo con queste ultime tavole così, con Elbaf e Loki, e semplicemente si prende un pochino di tempo per... è andata un attimo in ritardo e vogliono... ritornare in conto. Beh, in realtà, la motivazione è molto più semplice. Oda è a cena con noi il venerdì a Lucca Comics. Venerdì, quasi. Quindi, no, a parte le magari. magari. Ma semplicemente adesso sta arrivando il One Piece. Sta arrivando il live action. Sono un sacco di eventi. E sappiamo che lui, no, comunque ci tiene a essere presente. Sì, più o meno, sì. A stargli dietro comunque sia. Cioè, live action, tante cose. So.
siamo andati avanti più o meno in maniera costante con i tre capitoli mensili, quindi ci stava. Io me l'aspettavo un po' una pausa un pochino più lunghetta. Ci sta, ci sta. Quindi va bene, dai. Nel dubbio continuiamo a darci di ora, noi. Io continuo sempre. Sì, sì, ma dopo che ti tira fuori due tavole del genere, cioè come quella di Loki e di Elbaf, bisogna per forza fidarsi di Oda, cioè non puoi non fidarti di Oda, cioè, veramente se lo preparava sto personaggio poi. Il fatto però è che ci sono ancora veramente tanti misteri da spiegare, per cui l'altra volta che dicevo 7-8 anni, no, per completare l'intera opera, visto tutte le digressioni, tutte le parentesi che Oda apre, secondo me non è poi così sballata, perché pensateci, no? Escono una trentina di capitoli all'anno, grosso modo. Adesso le pause sono anche un po' più frequenti. Quindi vuoi che ancora non ci siano più di 150, 160 capitoli? E io la dico in maniera proprio al ribasso. Secondo me anche di più, perché ci sono davvero ancora tanti, troppi misteri che non sono stati spiegati. Questa è proprio la mia ipotesi. Voi che ne pensate, ragazzi? Sicuramente non li spiega così a caso e neanche facendo un gruppone malloppone. Sicuramente ci darà delle pilloline ogni tanto, no? Sì, allora questa cosa della durata ormai è difficile da comprendere. Cioè, nel senso che comunque a me 7-8 anni sembrano tanti, però effettivamente in 4 anni escono 120 capitoli. Vorrebbe dire che Elbaf deve essere 40-50 capitoli e poi andare più avanti. Quindi veramente come? No, io dico, secondo me adesso siamo a Elbaf nel momento in cui Nico Robin riesce a ricongiungersi con Saul, dopodiché se parleranno. Dopodiché magari ci sarà qualche spiegazione su, non ti dico il secolo vuoto, ma qualcosa importante del passato. Cioè, le cose sono quasi finite, eh? Sì, sì. Allora, io lo dico sempre, basta il flashback dei 100 anni di vuoto per arrivare alla conclusione. Poi sono tutti combattimenti, eh? Sì, sono tutti combattimenti. Bisogna capire però quanto poi lui... cioè, perché comunque Elbaf è, tra virgolette, uno scoglio. Cioè, se lui entra tanto dentro la storia dell'isola di Elbaf, rischia di fare un'altra saga molto lunga. Cioè, a prescindere dal fatto che può far venire fuori i misteri all'interno della saga, però comunque tu pensi, Ged è durata una sessantina di capitoli, sono passati 2 anni. Secondo me sarà 80 questo. Se sono 80, sono quasi 3 anni. Solo di Elba, poi comunque sì, è vero, devi fare solo gli scontri, magari dopo devi solo la parte finale, però comunque non puoi farla tutta, cioè almeno altri 50, 60, 70 capitoli li devi tirare fuori, e sì. Comunque arriviamo già a 130, 140, che significherebbero 4-5 anni almeno, cioè quindi almeno i 4-5 anni sembrano essere scontati. Secondo me almeno ancora 6-7 anni ce l'abbiamo. Non lo so. Quindi per 6-7 anni saremo qui con Vivo. No. Magari, io sono contento. Vediamo vecchi. Saremo vecchi. Saremo vecchi. Parleremo, sì. Cambieremo le poltrone con le sedie, quelle di legno, no? Quelle di legno, quei vecchietti. No? Cioè, sì. Mezzo ai borghi dei paesi. Vabbè, vedremo un attimo come andrà. E infatti Franky P... che passeranno. Cioè, infatti, Franky P che dice Elbaf una Wano 2.0. Effettivamente, però Wano è durata tanto. Wano è stata immensa. Più di 100 capitoli. È vero che lì c'era 140, tipo, però quella secondo me è inarrivabile a livello di lunghezza. Però gli 80 capitoli io ci sto tutto. I 2-3 anni ci sto tutto. Tra 70 e 80, secondo me. Perché sì. Perché ci sono un po' di cose da raccontare, un po' tante cose da raccontare, secondo me. Elbaf la stiamo aspettando. C'è anche Usopp. Usopp deve forza fare qualcosa avere in più. Il suo momento.
Sono d'accordo, sono d'accordo. E allora quale sarà secondo voi il power up di Usopp? Perché insomma finora è stato un pochino in penombra. Deve potenziare l'aria dell'osservazione, perché anche cioè, il suo futuro avversario, cioè Van Hogger, ha un haki dell'osservazione sicuramente pazzesco, usa il teletrasporto, quindi Usopp c'ha bisogno di un haki. Deve sapere dove si teletrasporterà. Sì, sì. Deve avere un haki alla Kataguri. Cioè, capito? Senti, ma ci sarà un cecchino gigante leggendario da che glielo parte. Insegna, chi lo sa? Anche perché abbiamo visto il padre Usopp, che bestia sì. Che è, ragazzi. Non dico che deve equipararsi a lui, però, insomma, almeno... No, deve raggiungere quel livello e anche più. Quindi anche più. Dargli del filo da torcere, sì. Perlomeno. C'è bisogno di un power-up per quanto riguarda l'aghi dell'osservazione. Anche perché... Abbiamo fatto la piramide prima, è comunque un personaggio che ha bruciato una bandiera del governo. Sì, sì, i suoi momenti di alto livello li ha avuti. Mancano da un po', momenti di alto livello, però li ha avuti. È lì, ce l'ha proposto troppe volte in primo piano. Sì, sì. Usopp. Sì, no. C'è bisogno sicuramente del power up. È ora, e se lo merita. Chi lo sa. Vabbè, io direi che ci possiamo fermare qui per questa sera. Guarda, non c'eravamo tanto preparati. No, perché c'eravamo preparati. Sì. Le rubriche ce l'avevamo. Però poi il resto... Questa è stata la serata più bella. Sì, si è divertito. Andati a braccio così... Si è divertito. A fantasia. Allora, ragazzi, come vi ho detto, ci vediamo domenica prossima. Per il quarto episodio. Per il quarto episodio facciamo un recap e poi alcune cosine che mi sono venute in mente, poi vedrete e ci fermiamo poi, vabbè, ve lo ripeteremo pure la settimana prossima, il 3 novembre. Sì, c'è Luca. C'è Luca, non ci sono due settimane di pausa, quindi cioè una ci fermiamo e ricominciamo poi il 10. Però il 27 siamo qua, a leve, sì. Ancora. Leve faremo MVP dei... Sì, MVP precedenti. Dei capitoli precedenti, vabbè, non glielo... Non spoileriamo. Non spoileriamo, però... comunque... Parleremo ci saranno sempre le rubriche. Sì, sì. Ale, ricordati quando di staccare l'audio perché sentono l'eco. Quando... Ah, sentono l'eco da... Sì, sì. Okay. Sì, sì, dal tuo, mi sa. Vabbè, direi di... che possiamo andare. Andiamo? Alla prossima, ragazzi. Andiamo a riposare? Andiamo, come sempre. Buonanotte. Viva One Piece. Grazie. Sempre. Ciao, ragazzi. Buonanotte. Ciao. Ciao. Ciao.